lezione pomeridiana, vediamo se riusciamo a chiudere il capitolo impianti motori con turbine a gas. Abbiamo fatto un po' una pausa sull'impianto vero e proprio perché ci siamo avventurati in alcune considerazioni sul processo di combustione che chiaramente è particolarmente rilevante in questo tipo di impianti. Vi ricordo che avevamo stiamo parlando di questi impianti che abbiamo detto si definiscono a combustione interna e quindi per questo motivo diciamo è sembrato opportuno fare quelle considerazioni che abbiamo fatto su quello che riguarda il processo di combustione, quindi la produzione di quei prodotti della combustione che vanno poi, come siamo soliti dire, a lavorare all'interno della macchina motrice, cioè la turbina vera e propria. Ok, ciclo di riferimento, disegniamolo ancora una volta. Per il momento guardiamo un attimo il ciclo ideale che ormai ci è familiare e vediamo insomma di fare un passo avanti, quindi di aggiungere qualche altra considerazione, questa volta relativa a due o tre metodi che conosciamo che servono, almeno in linea teorica, a migliorare o il lavoro utile specifico, quindi vi ricordo l'importanza di questa grandezza, lavoro utile specifico, cioè la quantità di energia meccanica netta, quindi utile, quindi utilmente trasferibile all'esterno, quindi al netto della spesa del lavoro di compressione, quindi l'utile che rimane disponibile per unità di massa di fluido di lavoro. Quindi questo vuol dire che al crescere di questa grandezza, come al solito, il solito discorso di impostare un valore, di assegnare un valore alla potenza che l'impianto deve produrre, realizzare, e al crescere di questa grandezza del lavoro utile specifico significa che la stessa potenza può essere ottenuta con una portata di fluido di lavoro sempre più piccola. Quindi
con i vantaggi del caso di cui abbiamo già parlato, oppure metodi per incrementare il rendimento globale del ciclo. E vabbè, i vantaggi che abbiamo discussi abbondantemente più di una volta, che significa quali sono i vantaggi di far salire il più possibile il rendimento globale della conversione termodinamica, e quindi la ultima anche stamattina, quindi non starei a fare altri commenti. E quindi diciamo metodi per aumentare il lavoro oppure il rendimento, oppure entrambi se è possibile, magari chiaramente andando a complicare tutti questi metodi di cui parlo, chiaramente prevedono la complicazione di questo schema, come vedete, semplice di impianto, il più semplice fra tutti gli impianti motori termici. Quindi quello che ha determinato il successo, già ve l'ho raccontato, di questa macchina, cioè di questo impianto, cioè l'estrema compattezza, il rapporto fra la potenza in grado di erogare da parte dell'impianto, la potenza erogata dall'impianto rispetto rapportata alle dimensioni, al peso dell'impianto stesso. Però questo chiaramente è a volte, insomma, questa semplicità si paga con prestazioni in termini di lavoro utile o rendimento non proprio eccellenti, e quindi in situazioni in cui le dimensioni dell'impianto non siano così cruciali, ma viceversa può interessare un innalzamento del lavoro utile o del rendimento, appunto è possibile andare a complicare un po' questo schema dell'impianto in modo da avere un innalzamento di queste due prestazioni. Cominciamo allora da un intervento che si può fare per migliorare proprio il rendimento globale, un intervento che non tocca il valore del lavoro utile, ma che consente, diciamo, almeno sulla carta, consente di migliorare un po' il rendimento di questo tipo. Quello che appunto si vede che penalizza abbastanza questo ciclo è una sua caratteristica di fondo. Vi ricordate quello che dicemmo a suo tempo a proposito dei, quando abbiamo fatto qualche richiamo alla termodinamica, che in qualsiasi ciclo termodinamico di qualsiasi forma è possibile ricondurci, rifarci a quanto ci insegnava Carnot con il suo ciclo del tutto ideale, però diciamo il risultato ottenuto da Carnot è sempre utilizzabile in qualunque ciclo reale, a patto di riuscire ad individuare una temperatura media di adduzione del calore, temperatura media di adduzione del calore, e una temperatura media di sottrazione del calore, cioè una media pesata, diciamo, delle temperature, vedete, il calore qui viene somministrato non a temperatura costante, ma chiaramente nell'intervallo T2, T3, e viene sottratto nell'intervallo T4, T1. Ok? E quindi sappiamo appunto che diciamo, Carnot ci ha insegnato che immediatamente riusciamo a qualificare il livello di conversione dell'energia termica in energia meccanica proprio osservando la distanza che intercorre fra queste due temperature medie, nel senso che il rendimento di qualsiasi ciclo aumenta all'aumentare della distanza fra queste due temperature. Ciclo che abbiamo studiato fino adesso, il ciclo di Joule,
di riferimento per gli impianti con motori con turbine a gas è caratterizzato da avere valori interessanti per questa temperatura media di adduzione. Interessante nel senso che sono valori abbastanza alti, soprattutto in relazione al fatto che, come vi dicevo, ultimamente quella temperatura T con 3 è cresciuta sensibilmente grazie alla evoluzione della tecnologia dei materiali con i quali sono realizzate i primi stadi di questa turbina, che ha consentito di spingersi a temperature T con 3 molto elevate, e quindi diciamo anche il valore medio di adduzione è sicuramente interessante, cosa che sarebbe stata invece impossibile da raggiungere con quel primo schema che abbiamo studiato, quello a circuito chiuso, ovvero a combustione esterna, e abbiamo già sottolineato come termodinamicamente, al di là della complicazione impiantistica, termodinamicamente c'è un'enorme differenza fra l'impianto a combustione interna e quello a combustione esterna, perché l'impianto a combustione esterna necessariamente ha dei limiti sulla T con 3, ma diciamo di gran lunga pone un limite di gran lunga inferiore alla T con 3 da raggiungere in quel caso mediante uno scambio termico, rispetto a quella che si può raggiungere invece grazie alla combustione interna al fluido di lavoro. E quindi questo consente questo schema di avere, come dicevo, temperature T con 3 molto elevate, quindi temperature medie di adduzione sufficientemente alte. Quindi questo rappresenta sicuramente un punto a favore in questa semplificazione, un punto a favore per questo tipo di ciclo. Come vedremo tra breve, insomma, nelle prossime lezioni, andremo a guardare gli impianti motore con turbina a vapore, che necessariamente sono caratterizzati da una combustione esterna, evidentemente, e vedremo come appunto le temperature massime di quegli impianti, proprio a causa della combustione esterna, siano molto più basse, la metà o anche meno della metà della temperatura massima di questi cicli, e quindi in quel tipo di impianto la temperatura media di adduzione risulterà molto più bassa. Poi si rifaranno da qualche altra parte del ciclo e lo vedremo più in là. Purtroppo però, scaricando a pressione atmosferica, scaricando in atmosfera a pressione che al limite questa T con 1, al minimo può essere quella atmosferica, è chiaro che questa temperatura T con 4 eppure risulta abbastanza elevata, nel senso che minimo parliamo di 400 gradi centigradi, in alcuni casi 500 o anche di più. E quindi questo significa che anche in questo caso la temperatura media di sottrazione del calore risulti abbastanza elevata, come si può notare. E quindi in pratica questa distanza, perché a noi quello che interessa non è il valore assoluto di una sola di queste due, a noi interessa che la distanza tra queste due sia la più ampia possibile. Il fatto di avere anche una temperatura di sottrazione media piuttosto elevata è qualcosa che comunque limita, in una certa misura, limita il valore del rendimento globale. Di fatto, quindi, questo significa che appunto, come ben sappiamo, il calore Q con 2, che è quello che dobbiamo necessariamente restituire all'ambiente se vogliamo produrre lavoro ciclicamente, come abbiamo più volte ricordato, in queste condizioni rappresenta un'aliquota non trascurabile rispetto al calore Q con 1 introdotto nel nostro ciclo. E questo, diciamo appunto, questa
aliquote di calore e CO2 che restituiamo all'ambiente, teoricamente in alcune condizioni può essere in qualche modo parzialmente recuperato. Se per esempio immaginiamo di utilizzare, ecco appunto in questo schemino, vediamo che i gas che escono dalla turbina hanno una temperatura, in questo ciclo ideale per il momento per semplificare, però ci vuole poco a passare al ciclo reale, hanno una temperatura T4 che è, diciamo, superiore alla temperatura dell'aria in uscita dal compressore. E allora si può pensare di recuperare un po' di questo calore, nel senso che io posso cedere questa quantità di calore in uno scambio ideale, per il momento ideale, posso pensare di cedere questa quantità di calore all'aria in uscita dal compressore, quindi portandola a questo punto 4 segnato, ok? Portandola, diciamo, gratis al punto 4 segnato, e quindi il calore che poi devo fornire per arrivare chiaramente a T3 sarà diminuito perché ho risparmiato tutta questa quantità di calore rappresentata dalla solita aria che ormai mi è familiare. Quindi se io complico l'impianto, nel senso che all'uscita della turbina, anziché buttarli via in atmosfera questi gas, li faccio prima scambiare calore con l'aria che proviene dal compressore, ok? Io raffreddo questi gas da T4 a T2 segnato e teoricamente in uno scambio ideale posso preriscaldare l'aria compressa uscita dal compressore da T2 a T4 segnato. In questa maniera, diciamo, il calore da fornire dall'esterno, quindi a spese del combustibile di cui abbiamo parlato a lungo in questi ultimi giorni, si riduce, in modo tale quindi da il lavoro utile è, come vi dicevo, rimasto inalterato, però se riduco la quantità di calore che fornisco dall'esterno è evidente che sto ottenendo un vantaggio in termini di rendimento globale del mio ciclo. D'accordo? Lo trovate? Questa tecnica appunto si chiama della rigenerazione termica. Rigenerazione significa appunto recuperare del calore altrimenti perduto nella fase di somministrazione del calore nel nostro ciclo. Quindi il rendimento che abbiamo scritto così possiamo vederlo a questo punto in questo modo, dove quindi facciamo come al solito il ciclo ideale dove il fluido è simile, non proprio questo schema qui, insomma, in cui possiamo considerare il fluido sempre lo stesso, solo per semplicità di calcolo, per arrivare all'espressione
compatta, in questo caso il calore da sottrarre sarà evidentemente questo, questo qui, sarà tipo 2 meno tipo 1, e il calore da fornire sarà tipo 3 meno tipo 4. Ok? E quindi qui avremo 1 meno di 2 meno 1 su 3 meno di 4. Okay. Con i soliti passaggi che ormai ci sono familiari, questo è beta della lampada meno 1, questo è con 1, vabbè, facciamolo un attimo, d'accordo, se no uno meno t con 1 che moltiplica t2 con 3 che moltiplica meno meno 4 t3 meno 1 su beta t1 su t3, t3 su t1 è quello che abbiamo sempre chiamato teta, ok, t2 su t1 è beta elevato a lambda, e questo è 1 su beta elevato a lambda, ok? Sto andando spedito perché li abbiamo fatti 10 volte questi passaggetti, ok? Se qualcosa non vi torna, chiaramente me lo dite. Mi interessava solo arrivare a una conclusione, come al solito, insomma, che diamo troppo peso a questo. Questo lo posso scrivere così. E quindi praticamente tutto questo farà, quindi questo rendimento del ciclo con la rigenerazione lo possiamo scrivere come 1 meno beta elevato a lambda su beta. Quindi diciamo equivalente a un ciclo di Carnot evolvente fra le due temperature medie T2 e T3. Ok. Allora, le cose importanti da dire sono almeno un paio. È chiaro che questo intervento di rigenerazione è possibile e porta vantaggi, porta benefici in termini di rendimento, l'abbiamo scritto là, in relazione ai due parametri, scritta lì nell'espressione, perciò abbiamo fatto i passaggi, però potevamo anche, i passaggi ce lo confermano, diciamo l'espressione ce lo conferma in maniera analitica, però diciamo concettualmente è facile rendersi conto di quanto sto dicendo, cioè questo vantaggio, ovvero trasferire sempre più calore dal fluido in uscita dalla turbina all'aria in uscita dal compressore, questo vantaggio è sempre più grande appunto quanto è maggiore questa possibilità di scambio termico, ovvero quanto quando è che è maggiore questa possibilità di scambio? Quando per esempio a parità di beta aumenta questa temperatura T con 3 e quindi con essa T con 4, vi trovate? O viceversa a parità di temperatura massima quando diminuisce il rapporto di compressione, perché
se vediamo al contrario, a parità di T con 3, vediamo se per esempio cresce il rapporto di compressione, vedete che la T con 2, il ciclo diventerebbe quest'altro, vedete la T con 2 cresce e la T con 4 diminuisce. Okay? Quindi questa aliquota di calore che possiamo trasferire diventa sempre più piccola, fino ad un certo punto che diventa nulla. Come sapete, non so se vi ricordate, ma fra le varie cose che abbiamo studiato, fra i vari calcoletti che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che nel ciclo ideale, se T con 2 è uguale a T con 4, quella è la configurazione di ciclo ideale che massimizza il lavoro utile, per esempio. Ma a parte questo, comunque, è un caso pratico plausibile. In particolare, insomma, oggi è plausibile che la T con 2 sia maggiore o uguale o maggiore della T con 4, soprattutto considerando che ci sono impianti di oggi dove il rapporto di compressione per questioni di ottimizzazione del rendimento, come abbiamo detto, è molto cresciuto. E quindi, insomma, quello che arriviamo a dire è che questa rigenerazione è prima di tutto possibile solo a patto che T con 4 sia maggiore di T con 2. Quindi, se in funzione, ripeto, di T con 3, che sta scritta qui, sta scritta in questo θ, quindi in funzione di T con 3 e in funzione di beta, può capitare che questa disuguaglianza non sia verificata, quindi la rigenerazione non è proprio possibile, e che comunque, diciamo, fino a quel punto è chiaro che la rigenerazione, quindi quel valore del rendimento, è tanto più vantaggioso quanto maggiore T con 3 e minore è il rapporto di compressione. Ok? È chiaro che tutto questo l'abbiamo visto per, come primo approccio, per semplificare il campo, per avere un indice abbastanza intuibile, abbastanza rappresentativo, che è questo valore del rendimento scritto in questi termini, di facile scrittura. È chiaro che nella realtà, come sapete, le cose vanno un po' diversamente, però tutte le cose, tutti i concetti che abbiamo espresso chiaramente restano validi anche passando al ciclo reale. Le differenze chiaramente stanno nei numeri, nelle quantità di cui parliamo, e in particolare al di là delle... mi facciamo che troppo sporco. Ok, al di là del passaggio fra ciclo ideale e ciclo reale dovuto ai rendimenti non unitari di compressore e di turbina, che questo c'è familiare, quindi anche in questo caso vado avanti spedito, a meno che non mi fermiate. Ok, al di là di questo c'è anche da considerare che prima, sempre per arrivare rapidamente a scrivere quel valore del rendimento, abbiamo considerato che il gas caldo, cosiddetto caldo, cioè quando in uno scambiatore di calore io ho due fluidi, uno che deve cedere calore e uno che deve assorbire, tipicamente il fluido che cede calore si chiama fluido, in questo caso gas caldo, quello che assorbe si chiama fluido, in questo caso gas freddo. Il gas caldo, ovvero quel rappresentato dai gas in uscita dalla turbina, è chiaro che in realtà non potranno mai
consentire al il gas che si va a riscaldare, che va ad assorbire il calore ceduto dal gas caldo, è chiaro che non potrà mai raggiungere esattamente la temperatura di ingresso del gas caldo, cioè la temperatura di fine generazione, la temperatura con la quale l'aria compressa esce dallo scambiatore di calore, è chiaro che non potrà essere uguale alla temperatura di ingresso del gas caldo, cioè a questa T4', sarà un po' più bassa, supponiamo arriverà a questo valore qui, chiamiamolo 2R, temperatura di fine rigenerazione. Ok. Quindi potremmo pure definire una sorta di efficienza della rigenerazione, chiamiamola R, che è proprio uguale a tutto il calore che è a questa quantità di calore che assorbe il gas, l'aria uscita dal compressore, rispetto a tutto quello che può mettere a disposizione il gas caldo. Cioè questo. Okay. E queste sono le differenze. Poi, dopodiché, insomma, il discorso, diciamo, concettualmente rimane quello che abbiamo fatto prima, cioè fatto salvo che dobbiamo tenere conto del fatto che questo scambiatore che prima abbiamo immaginato implicitamente di efficienza unitaria, in realtà un'efficienza che è abbastanza lontana dall'unità, perché come al solito stiamo parlando di uno scambio gas-gas, che l'abbiamo già detto, ve lo ricordo, è lo scambio termico più difficoltoso, quello che presenta i coefficienti globali di scambio più basso rispetto ad altre possibilità, quali potrebbe essere lo scambio fra un liquido e un gas, soprattutto fra un gas e un fluido in passaggio di fase, come vedremo un po' più. Lo scambio gas-gas è abbastanza difficoltoso, e quindi che porta a coefficienti abbastanza bassi, che corrisponde, diciamo, a delle due l'una. Se voglio ottenere grosse quantità di calore scambiato, significa dover aumentare considerevolmente le dimensioni dell'area di scambio. E quindi questo significa appunto andare ad aggiungere questo elemento, diciamo, che va a complicare, va ad alterare, diciamo così, completamente la natura di questo impianto, nel senso che, come abbiamo detto più volte e anche pochi minuti fa, la caratteristica principale di questo tipo di impianto motore è la sua estrema compattezza in relazione alla potenza che è in grado di erogare. Questo scambiatore praticamente altera completamente questa caratteristica, perché io qui l'ho disegnato in questo modo, ma appunto se l'impianto è di una certa potenza e quindi le portate effluenti di fluido, di aria sostanzialmente, o di gas combusti che poi andranno ad espandere in turbina, sono importanti, sono di una certa rilevanza, questo scambiatore risulta fisicamente più grande dell'insieme di tutti e tre gli altri componenti, e quindi ecco che stravolge completamente quel quadro, quella caratteristica principale che abbiamo detto prima, della compattezza di questi impianti. E tra l'altro c'è anche un problema, nel senso che qui appunto il fluido caldo è rappresentato da questi prodotti della combustione, che chiaramente in relazione alla qualità, che ci tornano utili le considerazioni che abbiamo fatto ultimamente, in relazione alla qualità del combustibile impiegato, in relazione alla qualità
del processo di combustione stesso, comunque sono gas a temperatura abbastanza elevata che contengono varie sostanze chimicamente aggressive, sostanze che lasciano scorie, che lasciano depositi. In parole povere, insomma, queste, dove cammineranno questi gas? Cammineranno all'interno di fasci di tubi che verranno portati, messi in condizione di scambiare calore con altri, con il fluido, in questo caso l'aria, che scorre in altre tubazioni all'interno del rigeneratore. In parole povere, sul lato gas caldo, cioè il gas in uscita dalla turbina, è normale che con l'esercizio si formino depositi, incrostazioni che si, appunto, materialmente aderiscono ai tubi all'interno del quale scorre l'aria che dobbiamo riscaldare, e quindi questi creano due difficoltà. Da un lato vanno a diminuire il coefficiente di scambio termico ulteriormente, perché chiaramente questi depositi carboniosi hanno una certa resistenza termica, quindi sicuramente peggiorano il coefficiente di scambio, che già abbiamo detto non è elevatissimo in questo tipo di scambio termico. Dall'altro praticamente rendono, diciamo, difficile la circolazione proprio dal punto di vista fluido dinamico di questi gas all'interno di queste tubazioni, e quindi, in parole povere, insomma, bisogna periodicamente effettuare una sorta di manutenzione per la pulizia di queste tubazioni. A livello di vantaggio sul rendimento, le cose che abbiamo detto prima sul ciclo ideale sono abbastanza vere anche nel ciclo reale. È chiaro che dovremmo riscrivere l'espressione che abbiamo scritto prima, soltanto con un po' di quelle complicazioni che ricorderete, cioè è chiaro che per esempio, anziché scriverlo come 1 meno Q2 su Q1, lo potremmo scrivere come L con 1 su Q con 1, dove L con 1 sarà come al solito il lavoro di espansione meno il lavoro di compressione, tutto reale, e questo l'abbiamo già fatto parlando del ciclo reale. Quindi nel lavoro reale di espansione, nel lavoro reale di compressione, potremmo ricorrere ai valori delle isoentropiche corrette tramite i rendimenti politropici delle macchine. Non so se ricordate, ma diciamo si tratta soltanto di fare qualche esercizio in più, ma a livello concettuale è esattamente uguale al discorso che abbiamo fatto prima. Quindi io non mi andrei a sprecare il tempo che sta fuggendo per fare questo tipo di analisi. Diciamo, la conclusione è interessante di questo discorso è questa, quella che un po' avevamo anticipato anche parlando del ciclo ideale. Diciamo che se questo è l'andamento, per esempio, fissato una certa T con 3, abbiamo detto questo è un plausibile andamento del valore del rendimento del ciclo reale in funzione del delta, del ciclo senza rigenerazione. Come abbiamo detto, che cosa succede facendo la rigenerazione? Succede che fissata la T con 3, perché questa curva, abbiamo detto, io ottengo una famiglia di curve al variare della T con 3, quindi ogni curva è caratterizzata da un preciso valore della T con 3. Prendiamo ad esempio un valore qualunque per T con 3 fissato, a cui corrisponda per esempio una curva del rendimento di questo tipo. Quindi, come abbiamo detto, fissata la T con 3, al crescere di beta, abbiamo detto T2' aumenta sempre più e T4' diminuisce sempre di più. Ok? D'accordo? E quindi questo significa che la quantità di calore che recuperiamo
con la degenerazione diminuisce sempre di più, fino ad arrivare a un valore del beta per il quale T4' è uguale a T2', e quindi la degenerazione non è più possibile. Parentesi, è chiaro che in termini matematici è chiaro che il limite è T4' uguale a T2', e su questo non ci vediamo. Però è altrettanto chiaro che in termini pratici, se T4' è 10, 15, 20 gradi maggiore di T2', lo stesso io non mi metto a costruire uno scambiatore di calore dove, diciamo, il margine sulle temperature è così basso. Quindi questa è una parentesi, però il concetto è questo. Quindi questo significa che, fissata la T con 3, per rapporti di compressione molto bassi, ok, io posso avere un vantaggio anche abbastanza consistente dalla rigenerazione. Per esempio questa con una certa efficienza della rigenerazione, con efficienza più alta, per esempio potrei avere una curva di questo tipo. Però, scusate, qua ho sbagliato il disegno. È chiaro che queste curve però poi tutte vanno ad intercettare l'andamento della curva del ciclo senza rigenerazione, perché abbiamo detto che al crescere di beta, quello che abbiamo detto prima, ci sarà un momento in cui io non posso rigenerare nulla, non posso recuperare nulla del calore scaricato dalla turbina, e quindi il ciclo, diciamo, l'andamento del rendimento procede secondo quello del ciclo semplice che abbiamo studiato in precedenza. Quindi questo si vede bene che questa tecnica, fissata all'efficienza di quello scambiatore rigeneratore, diciamo, dà dei vantaggi fino ad un certo valore del beta, avendo fissato T con 3. È chiaro che al cambiare il T con 3 dovrei ripetere un'altra volta tutto questo discorso, dove i concetti rimangono gli stessi, cambierebbero chiaramente i oltre un certo valore di beta non c'è più, per ogni T con 3 non c'è più nessuna convenienza nel fare questo tipo di operazione. Questo dal punto di vista termodinamico. Dal punto di vista impiantistico valgono quelle perplessità che vi ho presentato prima, cioè la complicazione. È chiaro che questa cosa, per esempio, è possibile solo per un impianto destinato alla produzione di energia termoelettrica, come non è entrato, qualche cosa che non si può, al limite, se questo impianto è l'impianto propulsore di una nave. Sicuramente uno schema del genere non è applicabile a un propulsore aeronautico, insomma, su questo non c'è nessun dubbio che questo rigeneratore, nessun propulsore aeronautico se lo potrebbe portare dietro, insomma. Okay? Quindi questo dal punto di vista delle perplessità impiantistiche. Dal punto di vista termodinamico il discorso è questo, cioè il vantaggio c'è, però, diciamo, è un vantaggio che è ottenibile solo in funzione, insomma, caso per caso, ciclo per ciclo, va valutato in funzione dei classici parametri T con 3 e beta. Okay? Come abbiamo detto, quindi, questa è una tecnica per il miglioramento del rendimento. Abbiamo visto le due trasformazioni di compressione e di espansione non vengono minimamente alterate, e quindi l'altra grandezza, il lavoro utile, rimane assolutamente inalterato, sia che io faccia o non faccia la rigenerazione, la quantità di energia meccanica utile, netta, che io ricavo per unità di massa di fluido rimane assolutamente la stessa. Ok, e quindi questo è un primo possibile intervento per migliorare una delle due prestazioni di questi impianti, in particolare abbiamo visto il rendimento.
luce resta se mi propongo invece come obiettivo primario l'aumento del lavoro utile, metto un attimo da parte ogni considerazione che riguardi il rendimento del ciclo, il mio obiettivo appunto è l'incremento del lavoro utile specifico, quindi per unità di massa di più. È chiaro che devo fare qualche intervento o per far crescere il lavoro di espansione ricavabile o per far diminuire il lavoro di compressione che dobbiamo spendere. Ok, e partiamo da quest'ultima considerazione. Un intervento che in altri campi è abbastanza classico, poi torneremo su che cosa intendo in altri campi, è quello appunto di provare a ridurre la spesa energetica per effettuare la compressione da P con 1 a P con 2. Non so se ricordate, quando abbiamo introdotto i rendimenti della compressione, per esempio, abbiamo detto che si tratta di confrontare la trasformazione reale con una presa come riferimento. Ne abbiamo scelti due come riferimenti: la compressione adiabatica reversibile, quindi bisentropica, o la politropica reversibile, una trasformazione un po' di fantasia che abbiamo descritto abbondantemente qualche settimana fa, non ci torneremo. Però in quell'occasione avevo detto avremmo teoricamente potuto scegliere ancora un'altra trasformazione, una trasformazione no, assolutamente non adiabatica, una trasformazione ideale ancora reversibile, ma non adiabatica, nel senso che appunto, come sapete, comprimendo un gas anche in maniera reversibile se ne incrementa la temperatura. Se viceversa noi contemporaneamente per ogni incremento infinitesimo di pressione pratichiamo una sottrazione, corrispondente sottrazione di calore, potremmo realizzare una trasformazione teorica ideale di compressione cosiddetta isoterma, okay? Dove appunto saremmo andati a sottrarre questa quantità di calore a cui praticamente comprimo e raffreddo, comprimo di tanto comprimo, di tanto raffreddo, e realizzare questa ipotetica compressione isoterma. Questa, come vedete anche alla luce di quello che di tutti i discorsi che abbiamo fatto su appunto i rendimenti di compressione, il rendimento isentropico, il rendimento politropico, commentando quelle espressioni, abbiamo detto insomma che questa trasformazione ideale rappresenta una trasformazione che consente di passare da P con 1 a P con 2 con la minima spesa, appunto rappresentata proprio dall'area sottratta, sottesa dalla curva, la minima spesa di energia necessaria per passare da P con 1 a P con 2, purché appunto al lavoro di compressione corrisponda anche del calore che andiamo a sottrarre al passo passo al nostro fluido. Dovremmo sottrarre un po' di calore da quest'aula. Prima o poi toglierò la tacca. Non c'è possibilità. Si vedria. Possono vedere io. Vabbè, come non detto. Ok. Torniamo a noi. Come stavo dicendo, questa è una trasformazione praticamente irrealizzabile, perché appunto
diventa difficile mettere d'accordo, insomma, quante volte abbiamo detto che tipicamente in questi impianti le macchine presenti fanno una di queste operazioni, cioè o trasferiscono lavoro o trasferiscono calore, insomma è difficile combinare le due operazioni simultaneamente, in particolare però appunto per fare un'isoterma perfetta significa effettivamente proporzionare gli incrementi di energia di pressione con le quantità di calore da sottrarre, quindi questo compressore dovrebbe avere delle superfici di scambio tali da consentire l'adeguato, il corrispondente, la corrispondente sottrazione di calore. Dal punto di vista pratico non è possibile fare questo, quello che si fa in realtà in alcuni casi, e come vi dicevo in alcune applicazioni è abbastanza frequente, è quello di frazionare, di spezzettare la compressione in più fasi, cioè si comprime fino ad una certa pressione intermedia, poi si fa uscire l'aria dal compressore, la si manda in uno scambiatore di calore dove possiamo immaginare una sottrazione di calore a pressione costante di questo tipo, si comprime un altro po', per esempio, fino a quest'altra pressione, ok, si raffredda ulteriormente e poi finalmente si raggiunge la pressione massima. Fatte 3, ne avete potute fare 2, 4 o 10, insomma ci siamo capiti. Quindi diciamo una compressione frazionata, interrefrigerata, cioè comprimo, raffreddo, comprimo, raffreddo, fino a... Questo appunto con l'obiettivo, vi ricordate, ne abbiamo discusso a lungo, quindi ancora una volta non ci soffermo tanto, l'obiettivo è variare la legge e aggiustare la legge di variazione del volume specifico del gas al crescere della pressione tramite appunto la variazione della temperatura, nel senso che del gas al diminuire della temperatura diminuisce evidentemente il valore del volume specifico, e quindi questo significa che l'integrale di dp che ci dà un'idea della spesa energetica necessaria per una certa compressione in un certo delta P diminuisce al diminuire della temperatura del quindi facciamo un esempio abbastanza pratico, abbastanza realistico. Fra le varie possibilità facciamo un esempio, facciamo finta di spezzare in due parti la compressione fino a, quindi ad una, io comprimo fino ad una pressione intermedia fra P con 1 e P con 2 in un primo compressore C con 1, quindi il mio schema sarebbe questo, ho un compressore C con 1, ho uno scambiatore che prevede un certo raffreddamento, qui quindi ho da qualche parte ho un fluido freddo a disposizione, okay. Questa è sempre invece la mia aria, quindi che entra in uno, questo chiamiamolo, come lo vogliamo chiamare, chiamiamolo 2 secondo. Ok, esce nelle condizioni di 2 secondi, poi raffreddo di fino di nuovo a T1' per esempio uguale a T con 1, non è detto che debba essere proprio uguale a T con 1, quindi qua ho sbagliato, questo era 2 secondi, scusate, e questo è 1'. Dopodiché entro in un secondo compressore, dal quale poi esco e vado nella mia camera di combustione da qui in poi. Thank you.
quindi da il secondo compressore uscirò nel punto 2 terzo. Ok? Ricordate come si può rappresentare il lavoro di compressione sul piano TS, vedete che in questa maniera insomma, si va a risparmiare questa quantità di lavoro e quindi diciamo, il lavoro speso per la compressione sicuramente diminuisce. Sull'espansione non abbiamo detto niente, non l'abbiamo toccata, quindi lo possiamo considerare invariato. La riduzione del lavoro di compressione consente sicuramente un aumento del lavoro utile. Del lavoro utile specifico perché abbiamo variato la legge con cui varia il volume specifico, nel senso che guardiamo un po' qui, in pratica diciamo nella compressione da 1 a 2 primo questa è la stessa sia nel caso con interrefrigerazione sia nel caso senza interrefrigerazione. La differenza sta nel fatto che nel ciclo semplice saremmo andati da P con M a P2' seguendo la 2 secondo 2', nel ciclo con interrefrigerazione andiamo seguendo la 1' 2 terzo. Ok? E poiché 1' si trova a una temperatura più bassa rispetto a 2 secondo, possiamo affermare senza dubbi, in questo caso almeno questa affermazione la possiamo fare tranquillamente, possiamo affermare che il lavoro che si spende nella compressione da 1' a 2 terzi è inferiore rispetto al lavoro che si sarebbe speso nella compressione da 2 secondo a 2 terzi. Ok? Trovate? Questa cosa la possiamo anche scrivere, così che la differenza fra il lavoro che otteniamo è proprio dovuta alla differenza di spesa fra a quello che avremmo speso, quindi H2' meno H2 secondo, devo stare attento a non sbagliare gli apici se no facciamo confusione, e quello che si spende con l'interrefrigerazione, abbiamo detto H2 terzi meno H con 1'. Ok, quindi come al solito queste aree, quindi ci compie dell'area T2' meno T2 secondo meno T2 terzo meno T2. Meno T1 primo. Ok, questo per fare che cosa? Perché chiaramente in tutto questo è anche importante andare a capire
come scegliere per il momento non abbiamo detto ancora, ma è chiaro che le cose cambiano a seconda di come spezziamo, dove, quando spezziamo la competenza, cioè il valore della pressione intermedia, nel senso che è chiaro che il rapporto di compressione complessivo beta con 1 deve rimanere inalterato e che appunto le due compressioni nel compressore C con 1 e nel compressore C con 2 dovranno essere tali, due compressori, ognuno dovrà avere un rapporto di compressioni beta 1 e beta 2 tali che però il loro prodotto faccia beta, ok? Se no non ci troviamo, non è che possiamo cambiare le carte in tavola, cioè comunque è un accorgimento per ridurre il lavoro di compressione, non è che possiamo, che vogliamo stravolgere il ciclo, quindi sempre dobbiamo passare da P con 1 a P con 2, ok? E quindi questa è la condizione. È chiaro che per rispettare questa, teoricamente, possiamo scegliere n valori di beta 1 e beta 2 che rispettino questa condizione, d'accordo? È chiaro che ce ne sarà uno, dei valori di beta che beta 1 e beta 2 che massimizzano il risparmio di lavoro speso durante la compressione. Potremmo divertirci con un po' di passaggi analitici, magari lo facciamo semplicemente, insomma, vi accenniamo e ci avviamo un po' di più ai concetti piuttosto che perdere tempo, stavo guardando l'ora, con troppi passaggi che lasciano alla fine il tempo che trovano. Ci fermiamo qualche minuto.